Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto sul Green Pass che prevede l'obbligo del certificato verde per gli studenti universitari e per il personale scolastico e universitario ai quali nel caso di assenza dopo 5 giorni verrà sospeso lo stipendio. Certificato obbligatorio anche per chi usa trasporti a lunga percorrenza dal 1 settembre come aerei, traghetti e treni che attraversano i confini di una o più regioni. La capienza dei mezzi sia locali che a lunga percorrenza, grazie al Green Pass, aumenterà dal 50 all'80%. Il certificato non sarà invece necessario per i trasporti locali. Sono ripartite le procedure per lo spostamento del consultorio familiare in una sede più idonea. L'ASP, l'azienda sanitaria provinciale, ha riapprovato il progetto esecutivo per i lavori di adeguamento normativo per il consultorio familiare previsto presso la sede di Via Dante su un bene confiscato alla mafia messo a disposizione dal comune di Bagheria. Il polo dell'infanzia sarà quindi spostato negli immobili delle politiche sociali. Con la delibera dello scorso 3 agosto è stato nominato il direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza. L'importo complessivo dei lavori ammonta a 265.836,21 euro, a cui si aggiungeranno altri 124.964,63 euro per costi a carico dell'ASP. La sala d'aspetto dovrà essere dotata di almeno 10 posti a sedere, spazio accoglienza segreteria, stanza assistenza sociale, stanza per lo psicologo, per il ginecologo, per l'ostetrica, ambulatorio ostetrico ginecologico e uno spazio per attività di gruppo con almeno 15 posti a sedere. Nei mesi scorsi gli uffici comunali sono stati oggetto di diverse visite da parte di malviventi che hanno razziato materiale informatico mettendo in tilt diversi uffici come l'urbanistica e l'anagrafe, tanto che non è possibile avere certificati di identità in formato elettronico. Adesso, completati i lavori di messa in sicurezza mediante sistemi muniti di videoverifica a Palazzo Gudulena, sede del municipio, a Villa Cattolica dove è ospitato il Museo Civico Renato Guttuso e gli uffici comunali di Piazza Indipendenza, verrà garantita la sicurezza e anche la manutenzione grazie al servizio che viene svolto da un istituto esterno di vigilanza, KSM, che farà da centrale operativa. Ad assicurare invece la sicurezza tecnologica del controllo sarà la Tecnotel Energy SRL. La ditta KSM si occuperà degli interventi su tutte le segnalazioni che arriveranno, mentre la Technology Energy sarà invece la ditta che ha realizzato gli impianti di controllo, che si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. 600 milioni di euro alle regioni e alle province autonome per l'acquisto di nuovi autobus ecologici per il trasporto pubblico locale e 260 milioni per potenziare e rinnovare le ferrovie gestite dalle regioni. I relativi schemi di decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili sono stati approvati dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni, Autonomie Locali e dalla Conferenza Stato-Regioni. I 600 milioni, di cui circa 56,5 milioni, vanno alla Sicilia e dovranno essere spesi negli anni 2022 e 2026 per l'acquisto di autobus a basso impatto ambientale adibiti al trasporto pubblico extraurbano e suburbano con alimentazione a metano, elettrica e idrogeno e per le relative infrastrutture di alimentazione. È possibile destinare fino al 15% delle risorse per interventi di riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio Euro 4 ed Euro 5. Il direttore della filiale delle poste di Altavilla Milice ha comunicato il programma delle chiusure del locale Sportello per il mese di agosto, che resterà chiuso per ben 8 giorni oltre che nei festivi, limitando così di fatto l'accesso a un servizio pubblico in un periodo dell'anno in cui il servizio andrebbe invece ampliato e potenziato. I cittadini sono infatti costretti a recarsi in altri comuni per poter servirsi dei servizi postali nelle ore pomeridiane di chiusura. Il sindaco chiede pertanto di poter rivedere il programma delle chiusure per il mese di agosto e di poter garantire, specie nei giorni di chiusura, lo sportello Postamat. I finanzieri della compagnia di Bagheria, nell'ambito di un servizio di iniziativa in maniera di polizia ambientale, hanno sequestrato un'area adibita abusivamente a discarica di rifiuti speciali pericolosi. Le fiamme gialle, durante le ordinarie operazioni di controllo del territorio, hanno individuato un appezzamento di terreno di contrada Serra di Falco nel comune di Santa Flavia, all'interno del quale erano accatastati diversi rifiuti speciali.
A seguito di un sopralluogo più approfondito, all'interno del sito veniva accertata una porzione vasta di circa 1000 metri quadrati, con la presenza di cumuli alti fino a 2 metri di materiali edili di scarto, sfabbricidi, scarti plastici, copertoni di auto e materiali ferrosi. Il proprietario del terreno, a fronte della richiesta per esibire le prescritte autorizzazioni amministrative, non ha prodotto alcuna documentazione che giustificasse lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti, né alcun registro di carico o scarico dei rifiuti speciali con i relativi formulari.